Il circuito del Bahrain ospita la Formula 1 dal 2004. È un circuito di nuova generazione e che è stato disegnato appositamente per mettere sotto stress tutte le componenti della vettura. È un circuito che comprende 15 curve e 3 lunghi rettilinei. E l'alternanza di curve varia da tornanti a cambi di direzione repentini, includendo solo 3 vere curve a media-alta velocità. In Bahrain solitamente si opta per configurazione della vettura medio-basso carico. È importante ottimizzare la prestazione della vettura sui rettilinei, ma non bisogna tralasciare aspetti molto significativi come il raffreddamento dei freni nelle importanti frenate e staccate che caratterizzano questo circuito. Ed è importante anche dare il giusto risalto alla parte a meccanica dell'assetto nella percorrenza dei cordoli. Dal punto di vista ambientale, il Bahrain è un circuito molto interessante per alcune caratteristiche particolari. Prima di tutto è un circuito che si trova in mezzo a un deserto e spesso negli anni passati i team hanno dovuto affrontare i problemi indotti dalla sabbia. Sono stati anni in cui le tempeste di sabbia hanno avuto pesanti effetti sullo scorrimento del weekend. Ultimamente si è posticipato l'inizio della gara e la gara è in notturna, mentre invece le prove libere e le qualifiche avvengono quando ancora la luce del giorno illumina il circuito. Questa variazione di illuminazione di momento della giornata ha un impatto non trascurabile sul raffreddamento e sul comportamento delle vetture e dei pneumatici. We'll be right back.